La costa versiliese si prepara a diventare totalmente plastic free. È in corso in queste ore la firma del protocollo d'intesa approvato ieri dalla Giunta regionale con gli esercenti e i comuni, che metterà al bando a partire dal 1 giugno tutte o quasi le stoviglie monouso. Una volta smaltite le scorte, si potranno quindi acquistare solo piatti, bicchieri e cannucce biodegradabili, con un consistente aumento dei costi. Magari si troveranno in materiali simili alla plastica, ma che non sono più plastica. Sono materiali che possono assomigliare alla plastica, ma non lo sono. Sono materiali completamente organici e biodegradabili. Io, la stima che abbiamo fatto, siamo intorno al 30% di... un aumento del 30%, però comunque ci dovrebbe portare nel lungo termine sicuramente a dei risparmi per quanto riguarda un generale miglioramento dell'ambiente. Con questa decisione la Toscana anticipa l'Europa, che a marzo aveva varato la direttiva che vieta le stoviglie in plastica per ridurre i rifiuti in mare, ma a partire dal 2021. La Regione Toscana è la prima regione che affronta una problematica del genere da un punto di vista legislativo. E devo dire che anche nel protocollo di intesa ha scritto una cosa che ci ha fatto molto piacere, cioè ha scritto che i suoi stabilimenti sono all'avanguardia in Italia nel trattamento dei rifiuti e nel combattere l'inquinamento. Io credo sia una cosa di cui la Regione Toscana si debba fare un vanto, perché vi assicuro che non è così in tutta Italia. Intanto il comune di Viareggio ha deciso di intraprendere anche un percorso autonomo nella lotta ai rifiuti di plastica, con l'adozione di un provvedimento che scatterà dal 21 giugno. Stiamo discutendo ora con gli assessori preposti a finalizzare alcune questioni meramente tecniche di scelta di un materiale piuttosto che l'altro, però dal 21 giugno dovrebbe essere pienamente funzionante.